come abbiamo aperto l'intervista, no? Hanno fatto questo, poi questo, e poi questo, e poi questo. Però in realtà non è stato tutto rose e fiori. Assolutamente. E anche quando ha iniziato a lavorare con la Piatti, poi tutta la crescita, ci sono stati i fallimenti, le cadute. Da Dubai si è licenziato dopo 6 mesi perché si è reso conto, ha fatto una cavolata, cioè, tra virgolette, hai valutato male, certo, il tipo di lavoro, perché sembrava bello, poi dice no, ok, ho sbagliato. Quello che ho imparato è imparare a usare il muscolo delle decisioni. Spesso e volentieri l'errore che facevo tantissimo era non prendere decisioni. Il lavoro non c'era assolutamente nessun problema, l'azienda era una delle migliori aziende a Dubai. La posizione che avevo scelto, avendo fatto lo step down, ero accorto che era troppo basso il livello di lavoro che facevo, quindi non era per me challenging, non c'era sfida. Sì. Quello è stato l'errore. Però ho messo 6 mesi per prendere la decisione di tagliare e move on, no? E andare avanti. Magari la stessa cosa se fosse successa 5 anni fa, 10 anni fa, ci avrei messo molto di più, magari stai ancora lavorando per quell'azienda lì. E penso che questo sia fondamentale, quanto uno è capace a prendere decisioni. Tony Robbins dice che uno ha quello che tollera. Una cosa interessante, ci ha detto Tony Robbins, così. Ti ho fatto il corso con Tony Robbins, però io ci tengo a fare una piccola precisazione. Quando ho scoperto Tony Robbins, mi ricordo ancora che era incredibilmente galvanizzato, no? E mi ricordo che una volta mi dissi: ma guarda, Tony Robbins mi ha aiutato tantissimo, ad un boost nella mia carriera, nella mia vita, eccetera. E io ti risposi: sì, ma tu area manager sei diventato prima di farti il corso di Anthony Robbins. Tutto questo a dire, sai, ti sei guadagnato tutta una serie di cose prima, no? Per ricordare che poi il più è già nelle nostre mani, no? Però è anche vero che un concetto fondamentale è quello di avere la mente aperta. Fabio, prima di andare a Londra, vedete, non leggeva quasi niente. Però aveva, posso raccontare questo piccolo aneddoto? Certo, certo. Sai che cosa sto per raccontare? In realtà lui aveva solo un libro in camera sua. Sì, anche ragazzi adesso ti vuoi uccidere. Ok. Anche una tecnica di seduzione era Le Fleur du Mal di Baudelaire in francese. Fabio non parla una parola di francese. Lui cosa faceva? Quando invitava una ragazza, lo metteva sul letto, così la ragazza entrava. Accidenti, ma ti leggi il Fleur du Mal? Sì, è intanto lo sfoglio, così. Quello è poi questo dell'obiettivo, no? Arrivare all'obiettivo. Facendosi un intellettuale francese. Mente aperta. Fabio leggeva nulla praticamente e invece ha iniziato a leggere un divoratore di libri, sì. Soprattutto su cosa? Su quello che poi erano i tuoi obiettivi, no? Quindi la crescita personale, la crescita professionale, sì. Eccetera. E questo infatti non è un argomento di cui ne vado parecchio fiero, perché avendo fatto un percorso accademico di un livello ho delle carenze in alcuni discorsi, in alcune cose che... Quello che ho imparato, leaders are leaders, cioè okay. Le persone che... Leaders are leaders. Esatto. Ed è verissimo, secondo me. Un libro costa, quanto costa adesso? 10 euro. Trova il libro che lo ispira e gli permette di prendere delle idee o delle cose che gli cambiano effettivamente la vita, è fondamentale. Purtroppo il tempo è la cosa che tutti abbiamo come problema. Quindi quello che faccio, utilizzo diversi sistemi. A Dubai ho la fortuna di viaggiare molto con la macchina, utilizzare gli audiolibri. Quindi quello che faccio è molto semplice. Vado a sentirmi un audiolibro mentre viaggio. Al momento che torno a casa vado a riprendere le pagine che ho letto via audio, quindi vado fisicamente a vederle, a rileggerle, ovviamente in maniera molto veloce. Questo almeno a me aiuta molto la memoria del libro.